Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Intanto iniziamo molto bene la giornata. Per fortuna che non c'è il sole, ma gli impediti purtroppo continuano a rimanerci. Vabbè, che poi parcheggiano, vabbè, io non ho parole. Parcheggiano dietro le macchine, non è parcheggiano magari in parte i cassonetti, che cazzo ti rompe le balle lì. Vabbè, comunque. Allora. Senza tornare sulla partita di per sé di ieri, che ci sono tante cose, ripeto, da migliorare, anche se ci sono dei lati positivi, di sicuro non l'infortunio di Pjanic, che comunque, anche se a me non piace, anche se quando è entrato ha fatto cagare, io non esulto mai per gli infortuni no, dei nostri giocatori, perché numericamente non è che siamo messi benissimo, quindi è sempre averli tutti disponibili. Quindi, vabbè, comunque a parte questo, parliamo di quello che ha detto Dybala dopo, cioè di quello che ha detto, di quello che ha fatto. Dybala ieri a un certo punto della partita zittisce chi ha fischiato. Io non è che mi fa piacere sta cosa, però diciamo fa capire cosa è diventato il nostro stadio, perché una volta quando c'erano i fischi, c'era un settore denominato Curva Sud, pieno di gruppi organizzati, che cantava "Siamo sempre qui, siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai", e che cantava "Pubblico, pubblico, pubblico di merda, voi siete un pubblico di merda" a chi fischiava. Perché sui social, su YouTube è giusto criticare, muovere le critiche. Io allo stadio però, anche se c'erano dei giocatori che mi facevano incazzare quando quelle poche volte che ci sono andato, non ho mai insultato alcun giocatore nostro, non ho mai fischiato alcun giocatore nostro. Perché allo stadio bisognerebbe fare questo. Poi vai a casa, critichi, scrivi un qualcosa, fai quello che vuoi sui giocatori. Però allo stadio per me bisogna incitarli, bisogna sempre incitarli, anche se sono giocatori che non ti piacciono per niente, va bene, però bisogna sempre fare questo. Dybala ieri ha fatto capire quanto questo non sia più uno stadio, perché se poi è un giocatore a fare un gesto del genere, perché di fatto non c'è più un settore che zittisce gli altri settori, che poi purtroppo probabilmente anche alcuni fischi arrivano dalla curva sud, essendo che comunque ci sono pochi ultras adesso. Perché ci sono, perché cantano, però ovviamente non è come prima, che c'era, non dico 9.000 persone, che sono quelle che di fatto sono in curva, però comunque sicuramente sono molte. Molte persone che erano in curva cantavano pro giocatori, pro squadra e contro le tribune e contro chi fischiava. E contro le tribune perché? Perché comunque abbandonano lo stadio 10 minuti prima della fine della partita per non essere imbottigliati nel traffico. Cioè, questo purtroppo è il nostro pubblico di merda. Ragazzi, questo purtroppo. Poi adesso ci sono tutte queste associazioni, tutti questi sponsor, no? Tra applicazioni e altre robe che invitano la gente ad andare a vedere la partita gratis, chi vince va a vedersela dalla tribuna VIP. Io, ad esempio, quell'applicazione lì non la sono neanche scaricata, perché per me è molto più da clienti che da tifosi quell'applicazione, perché sinceramente non vedo, anzi, ad esempio, hanno fatto votare, no, la canzone per i post-goal, che poi hanno votato appunto Song 2, Song 2. Bene, hanno fatto votare tutti, avrebbero dovuto far votare solo chi era abbonato allo stadio, perché di fatto non ha senso che voti uno che non è. Cioè, o andrà poche volte, non andrà mai allo stadio, una canzone che magari gli piace, ma che anche a me piace, sia chiaro. Però, vabbè. Comunque, a parte questo, ieri Dybala e i giocatori, è vero che non è una questione che spetta loro, però dovrebbero far capire alla società che adesso siamo contro Brescia,
Poi in Champions League, quando arriveranno partite più importanti, non solo contro il Lione, magari riusciamo ad andare avanti, lo spero, ma anche contro altre squadre, ok? Anche contro altre squadre, qua mettere magari una manina, no? Con i ciclisti di merda, va bene. E contro altre squadre più forti, magari, dove lo stadio dovrebbe contare, dove soprattutto una curva dovrebbe contare e spingere. In quelle situazioni, quando magari si sbaglieranno, si potrebbero sbagliare più passaggi in quelle situazioni lì, e molti da altri settori, soprattutto perché comunque in quelle partite lì costeranno abbastanza i settori di tutto lo stadio. Inizieranno a fischiare. Lì vorrò veramente vedere, veramente vedere i giocatori come si comporteranno. Perché, ripeto, in quelle situazioni lì la curva avrebbe fatto molto più comodo rispetto agli altri settori, rispetto anche a molta gente che purtroppo adesso va in curva perché si risparmia poco e non va in curva per cantare, va in curva per lamentarsi, per i posti, per le bandiere, per la gente che sta in piedi. Questa è la situazione adesso, ragazzi. Questa purtroppo è la situazione adesso. È inutile che si incazzi Dybala perché o dite queste cose alla società o semplicemente prendete atto che la società Juventus ha voluto questo. Adesso hanno addospato addirittura gente che si è presa il pallone, cioè siamo arrivati al punto veramente più. Quello, quando una persona, un tifoso, si prendeva il pallone una volta, era proprio il simbolo di passione, ok, per il calcio. Adesso si viene arrestati, si viene multati, si viene addospati insomma, in una collaborazione tra Juventus ed Eagles. Tralasciando anche che al di fuori della curva sud c'è gente che me lo testimonia, ci sono una decina di camionette a polizia. Cioè, questa è la situazione che adesso si vive al di fuori e dentro la curva sud. Quindi, però a parte questo, è questa la situazione che ha voluto la Juventus, la società Juventus. Senza curva sud, perché di fatto è come non avercela, a parte qualcuno appunto che canta. Si sentono di più in trasferta che in casa. E attenzione, perché quando giocheremo contro l'Inter, ragazzi, e gli interisti arriveranno sicuramente in massa nel settore ospiti nostro, galvanizzati, e quest'anno cantano molto di più rispetto al solito, si sentiranno solo gli interisti cantare Juventino pezzo di merda, chi non salta bianco nero è. E questa sarà una bella situazione da vedere veramente contro l'Inter. C'è veramente una bella situazione di merda voluta dalla società. Quindi, caro Dybala, o tu e i tuoi compagni prendete atto, o meglio, dite, boh, adesso andiamo dalla società a dire, ragazzi, noi così non giochiamo, perché io sono dell'idea che comunque i giocatori giochino, inizino a giocare soprattutto anche per i tifosi. Poi arrivano i soldi, arriva la carriera, arriva la fama, quello che volete, però inizialmente i giocatori iniziano a giocare per i tifosi. Quando i tifosi, veri tifosi, che cantano, che incitano, vengono a mancare, i giocatori vengono a mancare anche nelle loro prestazioni. Secondo me. E anche nelle motivazioni. Quindi, ragazzi, o appunto i giocatori vanno, tu, caro Dybala, insieme ai tuoi compagni, andate dalla società a dire, perché poi io penso che i campioni magari verranno, però poi dopo qualche anno se ne andranno perché vedono questa situazione che è veramente imbarazzante. Sotto questo aspetto non ho mai invidiato la tifoseria Real Madrid perché loro mettono lì gente pagata per cantare e quelle cose a me non piacciono. Tifosi che fischiano Ronaldo al primo passaggio sbagliato, ad esempio, è già successo, non mi piacciono per niente quelle cose. Vabbè, comunque, ripeto, o Dybala, caro Dybala, andate voi giocatori della società a lamentarvi e dire noi rivogliamo la nostra curva, che canti, che ci inciti,
perché questa situazione non è più vivibile, cioè al primo passaggio siamo più sotto pressione in casa nostra che fuori, e al primo passaggio sbagliato ci fischiano. Oh, ragazzi, non si vincerà un calcio a livello soprattutto europeo. Dopo 8 anni un giocatore decide di andarsene, perché questa situazione, poco a fare. E ti dice che la curva non è mai servita, non servirà mai. Dice una grande cazzata. In ogni curva, in ogni stadio, per ogni squadra la propria curva è importantissima. Ok? Detto questo, ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti, sempre comunque fino a fine Forza Juventus, sempre comunque anche Forza Curva Sud, comunque la Curva Sud, quella che era, insomma, non quella di adesso, ovviamente. I ragazzi che comunque continuano ad andare a cantare, anche se si sentono purtroppo poco, perché sono in pochi. E niente, per il resto noi abbiamo questi tifosi, questo pubblico, questo spettatore che abbiamo in questo momento, purtroppo. E l'ha voluto la società. È inutile lamentarsi con i fischi, perché dovete lamentarvi con la società. Punto. Ok? E poi non tirate fuori il discorso, ma c'erano delinquenti, i delinquenti erano pochissimi e stanno pagando. Ma la società, per punire quei delinquenti, ha fatto pagare tutti in curva. Mettendo gli steward, mettendo controlli forsennati, mettendo, insomma, facendo da spare gente per robe veramente piccole. Questa è la situazione che c'è in curva, me lo testimoniano ogni giorno. Quindi questa situazione qui che c'è dentro lo stadio, con i fischi, ragazzi, questa è la colpa e la responsabilità della società, punto. E i giocatori penso lo stiano capendo o l'abbiano già capito. Però non vogliono alzare la voce. Bah, vabbè. Buona giornata a tutti, sembra comunque appunto fino alla fine Forza Juventus. E per quanto riguarda l'ambiente stadio, non la vedo bene, soprattutto in Europa.